Bene amici, eccoci arrivati in un altro video dove questa mattina, grazie a Emiliano che è venuto a trovarmi, Prego. andremo a mettere le mani sulla sua Model 3 Highland blu, anche in questo caso, per montare anche a lui un nuovo display che ci è arrivato da Henshaw, che ringraziamo come sempre per la collaborazione. Quindi, se interessate a vedere come si monta un display nuovo su questa nuova Model 3, tra l'altro un mese di vita, Un mese di un vita. mese di vita. Quindi seguiteci in questo video. Allora Emiliano, sei pronto a smontare la tua bambina? Prontissimo, Prontissimo, sicuro? sicurissimo. Ok, lui fa anche l'ingegnere, quindi mi aiuterà in questa operazione in modo tale che la responsabilità ce la prendiamo un po' per Certo, uno. 50 e 50. 50 e 50. Bene, apriamo le danze e iniziamo a fare tutto il lavoro. Allora, Bagagliaio abbassato. bagagliaio aperto, iniziamo a smontare il franco. Come vedi sono una, due, tre e quattro viti. Ok? Perfetto. Quindi quattro viti facili, facili, facili da smontare. Una volta tolte le quattro viti, si va a smontare questo coperchietto qua che contiene anche il gancio di traino. Voilà. Ok, si va a smontare il cavettino. Voilà. Rimosse le quattro viti, rimosso il coperchietto, dobbiamo andare a rimuovere questa parte qua. Si puoi tirarla su direttamente con le mani. Una volta rimossa la parte sopra, si rimuove la vaschetta questa qua. Una, due, tre. Voilà. A questo punto dovrebbe essere possibile estrarre la vasca. Voilà. Colgo l'occasione, per chi non l'avesse mai vista, di far vedere come è fatto un vano motore di una Tesla Model 3. Allora, intanto possiamo dire che hanno un po' risparmiato sulla vernice, che si sono fermati qua a metà strada, non... l'hanno alleggerita, bisogna che la macchina sia leggera, troppa vernice pesa. Qui poi abbiamo la pompa di calore e tutta l'organizzazione chiaramente della macchina. In questo caso è una trazione posteriore, quindi qui dentro vedi il vuoto. Per la long range lì sotto c'è il motore elettrico aggiuntivo chiaramente per la Certo. parte interiore. Bene, ora che l'abbiamo smontata possiamo poi passare il cavo che dovremo poi portare all'interno della vettura per montare la telecamera. Allora, eccolo qua, questo nuovo display che come vedete ha questa nuova conformazione molto più wide rispetto a quello che avevo installato in precedenza. È un modello appena uscito che quindi andiamo poi a scoprire come funziona. Arriva disassemblato, semplicemente dovrete mettere due viti sotto per unire la parte del display alla parte sottostante. Primo step, andiamo a montare la telecamera. Chiaramente questa è la telecamerina che andrà posizionata qui sotto alla targa. La potremo fare sia col biadesivo sia con due piccoli viti. Il biadesivo non sempre tiene, per cui almeno una vite ce l'ho sempre installata. Poi vediamo ora nel tuo caso. Mentre invece poi dovremo appunto passare questo bel cablaggio appunto che partirà da qui, entrerà qui dentro, attraverserà tutto il vano motore e poi entrerà nell'abitacolo. Per passare il cavo all'interno dell'abitacolo dobbiamo passare da un connettore che c'è qui sotto, quindi dovremo andare a smontare questa parte qua proprio per poterci fare strada con il cavo. Per smontare questo è facilissimo, questa macchina è tutta a bottoni, non ci sono viti, non c'è nulla, quindi bottone da una parte, bottone da quell'altra e togli poi i vari gommini. Perfetto, il cavo per entrare dentro l'abitacolo deve passare attraverso questo pippolino qua di gomma, vedete questo qua che sto indicando. Questo andrà tagliato in modo da creare un buchino appunto per passarci il cavo della telecamera. Bene, vedete che adesso che abbiamo tolto la parte superiore della gomma, si è formato proprio un forellino proprio perfetto per passarci il cavo. Allora, abbiamo passato la telecamera con il suo filo, in modo che stia qui centralmente, attraverso la griglietta in questo modo, che è risbucata all'interno della vettura, in questo punto qua, dove vedete questa guarnizione, questo è il cavo della telecamera,
appunto, che risbuca in questa zona appunto del vano motore. Quindi vedete, la zona è questa e appunto abbiamo passato il cavo. Adesso da lì faremo tutto il giro del vano motore per poi arrivare al punto che abbiamo tagliato prima. Adesso interveniamo sulla parte interna, quindi andremo a rimuovere prima la guarnizione e poi andremo a rimuovere tutta la parte qua in modo da poter accedere al punto dove uscirà chiaramente il cavetto. La guarnizione semplicemente la possiamo tirare prendendola anche da sotto, arriviamo fino a qua su in cima dove è il punto di giuntura e la rimuoviamo più o meno fino a questo punto qua. Questo perché? Perché questa parte in moquette adesso andremo a sollevarla staccandola e i primi supporti sono in questo punto qua. Una volta rimossi gli attacchi 1, 2, 3, 4 andiamo a sollevare la moquette in questo modo. Prima di terminare di rimuovere la moquette andiamo a rimuovere questa parte in plastica qua. Una volta rimosso anche questo supporto in plastica, che ora è tutto un componente unico, ho iniziato a rimuoverlo dalla parte alta e bassa con queste due clip e poi chiaramente gli attacchi questi sono venuti di conseguenza fuori senza grosse difficoltà. È un po' più duro rispetto al modello precedente, fa tremolare leggermente in più, però poi si rimuove regolarmente. Una volta rimosso questa componente qua, andiamo quindi a completare l'operazione andando a rimuovere appunto la moquette che ha questo attacco qua su in cima da rimuovere, questa clip chiaramente come al solito. Una volta rimossa la clip andiamo a sollevarlo in questo modo e riusciremo tranquillamente a sfilare il componente di plastica di moquette. A questo punto abbiamo poi a disposizione tutti gli attacchi dove andremo poi qui a collegare appunto il nuovo display, quindi la porta OBD e la porta di alimentazione. Per poter accedere poi alla parte appunto dove passerà il cavo andremo tirando a togliere la copertura qui in fondo alla pedaliera. Quindi come dicevamo c'è questa copertura che va tirata. Io sono partito da una parte, la sto tirando dall'altra e si rimuove regolarmente. Una volta rimossa andremo a sgangiare il connettore della luce per poter avere accesso libero appunto a tutta la parte tra cui lassù in cima appunto sbucherà fuori il cavetto che abbiamo fatto passare dal vano motore. Mentre invece, come vi dicevo, qui abbiamo la porta OBD dove andremo ad attaccare la parte dati del display, mentre questo sarà il connettore da sgangiare per dare alimentazione. Che cazzo ci arriva a prendere? Eccolo, eccolo, è arrivato. Ah. Una volta che siete riusciti a passare il cavo della telecamera che sbuca appunto da qui sopra, dovrete andare a rimuovere la paratia, questa qui in moquette, perché dovremo passare i cavi attraverso la macchina per poi risbucare da quell'altra parte. Quindi andrete a tirare semplicemente questa moquette in fuori, così, in modo tale da farvi strada per poter poi passare i cablaggi tutti qui sotto, sia da una parte che da quell'altra. Perfetto, ora che abbiamo aperto sia da una parte che dall'altra, passiamo questo cablaggio all'interno del tunnel, in questo modo. Adesso siamo pronti a collegare chiaramente il cablaggio di alimentazione. Questo cavo passante servirà appunto per l'alimentazione del display, andrà preso questo cavettino qua su in cima, scollegandolo da qua, andandolo a mettere chiaramente sul cavo passante e poi andando a reinserire il cavetto questo qua. Una volta fatta questa operazione andremo semplicemente a connettere il cavo OBD, questo blu,
Questo blu andrà in questo supporto, in questo attacco già libero che avete a disposizione, e andrà semplicemente collegato. Vi troverete un cavetto ulteriore per connetterci eventualmente qualche altro device, che andrà poi chiaramente in questo caso imboscato qui sotto, in modo tale da non recare fastidio quando andrete a rimontare chiaramente la moquette. Nota molto importante: quando andrete a far passare il cavo che parte qui dal connettore, che deve arrivare appunto a attraversare tutta la macchina per poi arrivare direttamente al volante, se fate il giro classico canonico da qua su in cima, andando in alto, riabbassandovi, passando attraverso il tunnel di qua, il cavo risulterà corto. Quindi cosa ho dovuto chiaramente fare? Partito da qua, sono riuscito a tirar su la moquette partendo da qua su in cima. Quindi il cavo passa lungo la moquette qui sotto, andando direttamente in giù, quindi saltando tutto un pezzo, per poi risbucare dall'altra parte nel tunnel. Quindi ecco, il cavo lo dovrete far passare sotto la moquette, perché altrimenti non vi arriva abbastanza cavo direttamente al piantone dello sterzo. Operazione che dobbiamo fare è chiaramente andare a sostituire questa parte in plastica. Quindi dovremo andarla, sollevandola delicatamente senza spaccare nulla, ad alzare e riuscire a sollevarla. È un po' complicato perché chiaramente è molto sottile, però con un po' di pazienza si riesce a ottenere il risultato. Ok, si prende così e si forza. Ecco qua. Ok, una parte. Poi fatta una, l'altra viene da sé, eh? Voilà, siamo riusciti a non rompere nulla, che è sempre la mia preoccupazione quando facciamo i lavori. Siate delicati, però a volte non troppo, perché se no non riuscite a smontare le cose. Però prima partite con calma, poi pian pianino fate sempre forza maggiore. Ok, a questo punto che abbiamo smontato questa parte in plastica, dobbiamo farci arrivare il cablaggio del display. Benissimo, una volta passati i cavi fino in cima si può rimontare il display, e questo è l'aspetto che ha questo display una volta installato. È assolutamente in linea come caratteri con la grafica del paddone, ha varie informazioni sia sulla velocità, sulla marcia, sulla percentuale di batteria, il chilometraggio totale, la temperatura esterna, l'orario che ora va sistemato, le spie sui fari, cintura e quant'altro. Poi chiaramente facendo swipe andiamo nel menu impostazioni, dove possiamo vedere tutte le impostazioni per quanto riguarda le impostazioni sia di orologio che di la pressione dei pneumatici, il controllo sul volante, il display ci permette appunto di vedere appunto altre informazioni come se la vogliamo in bianco, in nero o in automatico, il modello possiamo scegliere se è Model 3 o Model Y, il colore della vettura, l'unità di misura per la temperatura, Rainbow Road sembra appunto la possibilità di metterlo con la colorazione arcobaleno per quanto riguarda la strada, si può mettere su on o su off, e appunto la luminosità che può essere automatica o manuale. Wireless ci permette di connettere appunto in CarPlay. Speed limit lo possiamo scegliere su Universal o americano per avere la forma di cartelli differente, e il menu software appunto ci permette di fare un aggiornamento. Queste sono in linea di massima tutte le funzioni principali. Allora, adesso proviamo un po' a vedere come funziona questa telecamera. Me la fai esatto. Vedere? Sì, sì. Andiamo un po' a visualizzare come va la telecamera in base a quello che facciamo. Allora, adesso siamo in modalità parcheggio e giustamente sul display è visualizzata la modalità parcheggio. Se mettiamo la marcia, fammi vedere cosa succede. Automaticamente subentra la telecamera proprio nel momento in cui mettiamo in marcia avanti. Visto che ci siamo, fammi vedere come arrivi fino al muro laggiù in fondo senza schiantarti contro il muro, ora grazie alla telecamera che ti aiuta a vedere un po' quello che c'hai davanti al muso più di quanto non hai in realtà. Ok, sul paddone ancora ci diceva che potevi avere un po' di spazio. Sì, un
ed effettivamente anche nella telecamera devo dire che c'hai assolutamente tutto lo spazio a sufficienza, proprio perché effettivamente anche nella realtà si nota che lo spazio c'è. Sembra che comunque la visualizzazione sia buona, la disposizione della telecamera, già di come l'abbiamo provata a primo acchito senza fare troppe regolazioni, sembra regolata bene. Ti dà comunque la possibilità di vedere anche la marcia dell'auto nonostante la telecamera accesa. Durante la marcia poi avremo questa schermata che ci fa vedere appunto la pressione degli pneumatici, la velocità, i limiti di velocità e tutte le altre informazioni, come abbiamo visto prima, relativamente alla marcia inserita, la percentuale di batteria, il chilometraggio e alla temperatura chiaramente esterna della macchina, oltre all'orario e alle varie spie, come in questo caso abbiamo le cinture slacciate. Bene, anche questa installazione è riuscita. Sei soddisfatto? La macchina, soddisfatto. Non sono avanzate le viti come al solito. È andato bene. È andato tutto bene, funziona tutto quanto. Sì. Ti è piaciuto il display? Sì, è perfetto. Perfetto. Perfetto, sì. Ok. La macchina è stata più brava della volta scorsa, si è fatta smontare molto bene. Abbiamo tribolato con la zona qui del gommino per poter passare il cavo della telecamera, ma in qualche modo chi la dura la vince, ce l'abbiamo fatta. Per il resto, se tutto funziona e tu sei soddisfatto, io non faccio altro che ringraziarti per essere venuto qua, aver partecipato al video. Sì. E poi noi ci rivediamo, è una promessa, per una bella video intervista di un ragazzo di 25 anni che ha avuto la fortuna di poter avere già la sua prima Model 3. Poi magari vi raccontiamo anche qualche retroscena, ma questo lo scoprirete nel prossimo video. Per il momento è tutto e noi vi salutiamo. Ciao a tutti! Ciao!